Federazione Italiana Cronometristi. 90 anni al servizio dello sport. Come ogni atleta studia in tutti i minimi dettagli la preparazione della gara, così i cronometristi si impegnano in tutte le fasi per predisporre le competizioni con la massima precisione. Nessun particolare è lasciato al caso. Segno il nuovo record olimpico. È l'atleta che compie la prestazione, ma è il cronometrista che rende vero e conoscibile quel risultato. Da qui siamo passati alla nona. Benvenuti ha superato il momento difficile del quarto round. Sono risultati ufficiali, un bel applauso per Federica Pellegrini Italia. E questo c'è! Brava! Quindi potrebbe esserci un due francese sul podio. Ultimo alla fine, ottavo con un tempo. Dunque Italia in testa, 36 colpi, non ha cambiato assolutamente il ritmo di gara. Attenzione all'esterno alla Norvegia, è il momento di allungare. Perciò diventa 381 sesto. La Federazione Italiana Cronometristi, fondata nel 1921, è l'unica organizzazione ad essere riconosciuta dal CONI quale soggetto deputato allo svolgimento del servizio di cronometraggio nelle manifestazioni sportive e dal CIP, quale Federazione Sportiva Paralimpica. Entrare nel mondo dei cronometristi è un'avventura entusiasmante, ricca di sfide interessanti. Un ruolo al centro di oltre 30 discipline sportive. Federazione Italiana Cronometristi. 90 anni al servizio dello sport.